Buongiorno a tutti e benvenuti nel video tutorial di Digipad, un'applicazione web che consiste in una bacheca virtuale in cui è possibile creare e organizzare dei pad. L'applicazione è molto simile a Padlet, con la sola differenza che è gratuita e non prevede limitazioni di utilizzo. Questa è la schermata home dell'applicazione e la registrazione è prevista, ma non è obbligatoria, ma è necessaria nel momento in cui si vuole accedere a una bacheca virtuale creata da un altro utente. Quindi, come si può vedere, si può creare un pad senza necessariamente registrarsi, però per poter salvare i propri progetti è necessario farlo. Questa è la dashboard del proprio account dove si possono creare nuovi pad oppure si possono importare i pad, visitare quelli degli altri utenti o vedere appunto anche quelli condivisi oppure creare una directory per organizzarli in base a categorie. Questa è la schermata di editing del pad. I pad sono delle bacheche virtuali in cui si possono creare delle capsule, cioè delle specie di post-it contenenti file, link, testi, immagini o registrazioni audio. Innanzitutto, prima di iniziare a creare le proprie capsule, è necessario, se si vogliono avere ulteriori funzionalità rispetto a quelle già inserite di default dall'applicazione, andare a cliccare su impostazioni. Qui vediamo che si possono andare a scegliere una serie di specifiche, come per esempio le voci che compaiono lungo questo menu. Quindi sarà possibile attivare la chat e attivare altri elementi da inserire all'interno delle capsule, come registrazioni audio, il fatto di poter creare dei documenti collaborativi, di inserire commenti e valutazioni. Per cui da questa schermata è possibile iniziare a creare le capsule di contenuti cliccando sul tasto più qui in basso a destra. Come è possibile notare, ad ogni capsula si può assegnare un titolo e un testo, andandone anche a modificare lo stile e inserire altri tipi di contenuti come file Word o PDF, registrare audio, inserire link anche da Google Moduli, YouTube, Learning Apps e così via, oppure creare un documento condiviso. Ciò dà la possibilità di creare dei documenti collaborativi con scrittura condivisa per collaborare in tempo reale. Inoltre, vediamo anche che le capsule possono essere rese private. Una volta creata la nostra capsula, questa apparirà nella bacheca e gli utenti con cui si condivide il pad potranno commentare le capsule oppure modificarle o assegnare loro una valutazione e appunto poi nel menu qui a sinistra si può accedere alla chat e anche come vedevamo prima le impostazioni, quindi per esempio l'accesso, i contributi, il display delle capsule, quindi in questo caso sono messe a muro, possono essere messe a flusso verticale oppure a colonne, quindi è possibile poi andare ad aggiungere le varie colonne in cui sotto appariranno i vari pad. Poi ancora l'ordine delle capsule, la larghezza delle capsule, lo sfondo del pad, quindi sarà possibile modificarlo oppure caricare un'immagine e queste invece sono le impostazioni che avevamo scelto precedentemente. Infine, con il tasto play si potranno visionare le capsule in modalità presentazione, quindi questa è la capsula 2, questa è la capsula 1, quindi tramite queste freccine, e infine si potrà condividere il proprio pad tramite link o tramite la generazione di un codice QR oppure tramite codice di integrazione da inserire in un sito web. Inoltre, tornando alla dashboard, il pad poi verrà chiaramente salvato sul proprio profilo e sarà anche possibile esportarlo. Abbiamo visto che Digipad è un'applicazione molto semplice da utilizzare, ma efficace perché la sua utilità sta proprio nel poter aggregare contenuti allo scopo di svolgere, per esempio, attività di brainstorming oppure per raggruppare il materiale per una lezione o per una ricerca. E questo strumento è molto utile anche perché permette di condividere i pad con altri utenti e creare appunto delle attività di collaborazione in tempo reale. Il video tutorial è terminato e auguro una buona giornata a tutti.